Buonasera Rossini TV, oggi mi trovo a Pesaro, sono all'interno di un bellissimo cortile che è il cortile della Biblioteca Oliveriana. Oggi è una domenica particolare perché abbiamo la possibilità di assistere a delle visite guidate all'interno della biblioteca e di scoprire davvero delle sale che contengono dei segreti nascosti e un patrimonio artistico-culturale nostro locale che ci appartiene. A breve avremo la possibilità di visitare queste sale con una guida d'eccezione Luca Cangini e di parlare anche con la direttrice della Biblioteca Oliveriana, la signora Brunella Paolini. E venite con me a scoprire che cosa succede all'interno della biblioteca. Accanto a me la direttrice della Biblioteca Oliveriana, Brunella Paolini. Buonasera Brunella. Oggi direi che è una domenica particolare perché la Biblioteca Oliveriana ha deciso di aprire alla visita alcune sale che generalmente sono chiuse al pubblico. Eh sì, in effetti è vero, in occasione della Stradomenica finalmente abbiamo ricominciato proprio oggi a riaprire con le nostre aperture appunto straordinarie, organizzando delle visite guidate. E soprattutto nelle stanze che solitamente non sono aperte al pubblico. Quindi ci saranno delle visite appunto accompagnate che inizieranno dalle sale del secondo piano, che sono quelle che conservano essenzialmente l'archivio storico comunale, ma non solo, ma anche altri oggetti e altre collezioni che siamo molto contenti di mettere a disposizione dei nostri concittadini. Ci vuole raccontare un po' la storia di questa biblioteca? Beh, sì, la storia della Biblioteca Oliveriana chiaramente nasce per volontà di Annibale Olivieri che nel 1757, per l'esattezza, con un suo primo testamento, decise di destinare alla città di Pesaro e a tutti i suoi concittadini le sue collezioni di oggetti archeologici, oggetti d'arte, libri, documenti, monete e tante altre collezioni. Insieme alle sue collezioni c'erano anche quelle di Giovan Battista Passeri, anche lui un studioso, soprattutto archeologo che con l'Olivieri ha molto collaborato nello studio della storia della città di Pesaro e dell'archeologia appunto, e insieme queste due collezioni essenzialmente hanno costituito quello che oggi sono note come biblioteche e musei oliveriani. Poi è chiaro che nel corso del tempo le collezioni si sono molto ingrandite, e soprattutto nel corso del XIX secolo sono arrivate sia al museo che nella biblioteca, sono arrivate tante altre collezioni, come continuano ad arrivare ancora oggi, e quindi adesso questa è la struttura attuale della Biblioteca dei Musei Oliveriani. Oggi con questo evento all'interno delle sale, cosa effettivamente possiamo visitare? Allora, abbiamo fatto una selezione chiaramente tra le nostre tante collezioni e la prima collezione che ci piace ricordare oggi è quella delle lapidi dei caduti, dei giovani pesaresi caduti in occasione della Prima Guerra Mondiale, che è un'esposizione inaugurata proprio pochissimi giorni fa, il 4 novembre. Sarà un'esposizione permanente di queste lapidi che erano state appunto collocate in diverse scuole della città di Pesaro in memoria dei giovani studenti caduti nella guerra del 15-18. Queste lapidi rischiavano di essere disperse, comunque non si conosceva bene quale potesse essere la loro collocazione, e noi come Ente Olivieri abbiamo accettato ben volentieri di poterle ospitare nelle nostre sale, e quindi la visita inizierà dal piano superiore dove sono esposte queste lapidi. Insieme alle lapidi abbiamo selezionato altri documenti collegati alla storia della Prima Guerra Mondiale, sempre che sempre fanno parte delle nostre collezioni. Abbiamo ad esempio due fondi fotografici realizzati. Uno da Giorgio Rinolfi, che era un naviere pesarese e fotografo, che ha lasciato diverse testimonianze della Prima Guerra Mondiale, tra cui anche interessanti fotografie scattate proprio nei campi di combattimento, e l'altro fondo di Arceci, un fotografo invece di origini urbinate, anche lui mandato sul fronte a fare fotografie, che appunto anche lui ha lasciato le testimonianze che sono arrivate qua in
Collezione Oliveriana, grazie tra l'altro alla generosità della famiglia Arceci, che ovviamente ringraziamo sempre per questa donazione. E poi sempre nel piano superiore si possono vedere e anche osservare, così anche se un po' dall'esterno, i faldoni e le buste dell'archivio storico comunale che è conservato qui in Oliveriana e che comprende documenti che vanno da circa dal 1400 fino alla prima decina del 1900 e magari qualcosa verrà anche raccontato a chi è qui, verrà raccontato anche qualcosa della storia di Pesaro attraverso questi documenti che raccontano le vicende storiche, amministrative, ma anche urbanistiche, sociali, legate all'igiene, insomma tutto quello che riguarda la storia della città. Scendendo invece nel piano che è proprio della biblioteca, quello dove ci sono le stanze di lettura, le stanze d'accoglienza, possiamo osservare alcuni volumi della raccolta dantesca che avevamo esposto qualche mese fa in occasione delle celebrazioni dedicate a Dante per tutto questo anno, quindi anche noi ci siamo chiaramente adeguati, e poi gli altri oggetti che sono comunque sempre visibili al pubblico e che verranno comunque in qualche modo anche raccontati oggi, che sono quelli presenti nella sala dei manoscritti o dello zodiaco, che è la nostra sala un po' dei gioielli. E, tra i nostri gioielli ovviamente non possiamo non citare la carta nautica oliveriana, che è chiaramente uno dei nostri pezzi più importanti e più noti, che appunto è un mappamondo che risale al 1508-1510 ed è famoso per essere una delle prime rappresentazioni delle nuove terre scoperte subito dopo la scoperta dell'America, quindi subito dopo il 1492. Sono qui con Luca Cangini, collaboratore della Biblioteca Oliveriana. Buonasera Luca, che oggi ci ha accompagnato davvero in un viaggio antico, storico. Che cosa ci hai mostrato oggi, Luca? Salve, buonasera a tutti. Vi ho mostrato l'archivio storico del comune di Pesaro, luogo che ha attraversato secoli e grazie alla lungimiranza dei nostri amministratori nel passato e ancora oggi ci permette di poter custodire, ammirare uno spaccato della storia pesarese. Nello specifico ci troviamo nel luogo più antico, dove si trova la documentazione più antica, che è quella, la sezione dell'antico regime, cioè fino a quando, con l'arrivo dei francesi nel 1796, si pose una cesura istituzionale tra l'antico regno governo pontificio e il triennio rivoluzionario. Ecco, nelle scatole lassù, che trovate in cima a quelle scaffalature, quelle scatole di legno, sono appunto la documentazione del triennio giacobino, che portarono cambiamenti repentini in una struttura ormai stratificata da secoli e tra le vittime illustri che poi voi potrete visionare nel cortile fu la statua di Papa Urbano VIII, che a differenza di altre città come Urbino, Rimini, furono salvate camuffandone l'origine, a Pesaro in una notte del 1797 fu presa volutamente a martellate e distrutto. Quindi il nostro Urbano VIII, che potete vedere nel cortile, fu portato in salvo dal fontanaro del comune e poi fu ripristinato nelle forme attuali dopo la restaurazione, per essere poi nuovamente portato nell'oblio dopo l'Unità d'Italia e, sotto la direzione del professor Brancati, riscoperto e collocato nella cortile dell'Oliveriana. Questo grazie è stato possibile appunto analizzando i documenti in possesso in questo archivio. Come l'archivio non mente mai, sono documenti che nascono da esigenze pratiche amministrative dell'amministrazione comunale o di un'amministrazione privata, di una famiglia nobile o un privato cittadino. Benissimo, quindi qui, come raccontato da Luca, siamo al piano superiore, nella sala degli archivi. E invece siamo andati al piano inferiore. Al piano inferiore che cosa abbiamo potuto visitare, Luca? Abbiamo potuto visitare, in prima di tutto, la sala dello Zodiaco o sala dei manoscritti, che in una biblioteca storica è la Sancta Sanctorum, quindi il luogo dove custodisce i reperti più preziosi, i manoscritti. Abbiamo potuto ammirare il mappamondo oliveriano, che è una
carta nautica di origine portoghese che è stata datata tra il 1508 ed il 1510, dove tra le prime carte nautiche al mondo viene riportato il termine Mundus Novus, le scoperte di Cristoforo Colombo. E abbiamo potuto anche ammirare il ricco e prezioso medagliere che si è da un nucleo iniziale del nostro fondatore Annibale degli Abati Olivieri Giordani si è arricchito grazie a lasciti di famiglie nobili private o privati cittadini nel corso della secolare vita dell'istituzione oliveriana. Molto interessanti sono anche la collezione che i visitatori possono ammirare, la collezione degli avori, tra cui il curioso lo scettro di Niccolò Trinci, signore feudale di Foligno, pervenuteci per vie traverse nelle collezioni dell'Olivieri. Sempre al primo piano, nelle sale d'ingresso, avete potuto ammirare la mostra allestita dalla nostra direttrice Brunella Paolini nel 700 anniversario di Dante Alighieri, quindi un volume della Divina Commedia, dei frammenti palinsesti trovati fortuitamente come copertina di alcuni documenti d'archivio e una serie di 500 e 700 e libri dell'Ottocento dell'opera di Dante. In modo particolare nell'Ottocento, tra fine Settecento ed Ottocento, vediamo una presa di coscienza grafica dell'opera dantesca con esempi di efficace e gradevole aspetto visivo. A proposito di Oliveriana World Map, che è appunto questa carta nautica del 1506, se non erro, 1508, 10, è davvero il fiore all'occhiello della biblioteca oliveriana? Sì, perché è anche un po', la stiamo rivalutando in questi ultimi anni, perché poco conosciuta, ma fu addirittura al centro se non ricordo male, nel 1893 del congresso geografico a Venezia e fu illustrata e fu al centro della discussione di quel convegno. È veramente interessante perché riporta scoperte geografiche veramente notevoli, sono anche dal punto di vista della cromia delle isole è veramente una fonte di studio, andrebbe ancora maggiormente approfondita. Un aspetto importante che spesso faccio notare è che una tra le prime che riporta le sorgenti del Nilo, quindi con le sorgenti del Nilo Bianco e del Nilo Azzurro, e se noi valutiamo che quando Gian Lorenzo Bernini nel realizzare la Fontana dei Quattro Fiumi rappresentò il Nilo velato, questa carta che ampiamente anticipa l'opera berniniana, venivano rappresentate le due sorgenti del Nilo, quindi è una testimonianza rarissima e preziosa che la Biblioteca Oliveriana custodisce da tempo. Luca, oggi grazie alla sua profonda conoscenza della Biblioteca Oliveriana abbiamo scoperto davvero di avere un patrimonio artistico, culturale quasi inestimabile che forse è poco conosciuto al pubblico della nostra provincia. Sì, è una opera che negli ultimi anni l'amministrazione dell'ente Olivieri sta portando avanti e sdoganare la biblioteca ma anche l'archivio come luogo di esclusiva consultazione o mero luogo di ricerca, ma come abbiamo potuto vedere oggi la biblioteca e l'archivio offrono un momento anche di piacevole passare del tempo e come luogo di conoscenza ma ricca di sfaccettature e ulteriori approfondimenti in vari ambiti culturali e sociali del nostro territorio. Quindi la Biblioteca Oliveriana è un luogo, adesso ci appresteremo anche il prossimo anno anche ad avere il museo aperto, quindi sarà un bacino di cultura ma anche di passatempo nel senso piacevole e gradevole che spesso è stato messo da parte per un fruire della biblioteca solo per pochi o specifici utenti. Oggi in questa domenica particolare abbiamo avuto la possibilità, grazie a Luca, di fare delle visite guidate. Pensate di poter replicare questa possibilità di dare al pubblico di venire qui e di fare delle visite guidate alla biblioteca?
Sicuramente sì, perché è intento della nostra amministrazione, della nostra direttrice, portare avanti questo già nella scia delle precedenti amministrazioni, aprire la biblioteca appunto alla cittadinanza, ai turisti che in questi ultimi anni hanno sempre apprezzato di più, anzi con sorpresa, la ricchezza del luogo, la bellezza e la particolarità delle collezioni che offre e che mette a disposizione, che ricordo la biblioteca offre la consultazione libera a qualsiasi persona che intende accostarsi a questo materiale. Si è appena conclusa la visita all'interno della Biblioteca Oliveriana. Io ovviamente vi invito a venirla a visitare, ricordandovi che è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Ovviamente poi vi rimando al sito oliveriana.pu.it per maggiori informazioni. E ovviamente vi invito a scoprire gli angoli più nascosti della nostra città, perché ci riservano davvero delle grandissime sorprese. Un abbraccio da Roberta e da Rossini TV. Buona serata.